Enrico Rismini, presidente della Fondazione, Enrico Rismini, presidente della Fondazione Vodafone, quali sono le barriere che le persone con disabilità incontrano nel momento in cui vogliono fare sport? Sono tre fondamentalmente. La prima è di tipo economico, perché fare sport costa. Costa comprare gli ausili, costa attrezzare le palestre, costa addestrare i coach, quindi costi. Il secondo è una barriera di tipo emotivo, perché bisogna rimettersi in gioco e a volte c'è timore nel fare questo se sei una persona con disabilità o se sei la famiglia di una persona con disabilità. La terza è che bisogna orientarsi, bisogna trovare la strada e per trovare la strada bisogna trovare le informazioni e spesso non è facile trovare le informazioni per avviarsi allo sport. In questo contesto si inserisce l'iniziativa OSO che è stata presentata a Roma, in che consiste di preciso? Ma ci siamo detti, forse per ridurre queste barriere si può utilizzare il digitale che tutti noi utilizziamo oggi nella vita quotidiana, le tecnologie, le app, i social network, e quindi abbiamo detto perché non proviamo a creare qualcosa che non c'è, una piattaforma digitale dedicata completamente a questo mondo e quindi ad avvicinare il mondo della disabilità, il mondo delle persone con disabilità allo sport, come cinque componenti fondamentali: una piattaforma di crowdfunding dove i progetti possono essere finanziati direttamente dai cittadini, dagli italiani, un portale di informazione, tutte le strutture e vengono classificate, geolocalizzate con le loro informazioni, un giornale dove ci sono news, eventi, avvenimenti, un mercatino dell'usato e del nuovo e un social network dove condividere storie, emozioni ed esperienze. Tutto questo riunito all'interno di OSO. Cos'è il mercatino dell'usato nel nuovo? È un mercatino dove poter scambiare oggetti, ausili che servono per la pratica sportiva o poterli comprare a prezzi ridotti. L'obiettivo finale? L'obiettivo finale è far sì che si riduca un gap importante che c'è in Italia rispetto ad altre nazioni europee e mondiali tra chi ha una disabilità e non riesce a praticare lo sport e invece lo sport complessivamente. Noi vogliamo che un numero sempre crescente di giovani possano praticare lo sport.